comare, e comadini, l'incanto colpi, fai cimpazzini, i meglio popoli, chi pizza, si sciarriaro, e chi tosa voi da cintra sia, e non c'è la cura, di liguaria, se, in sonna notte, carraggio cori, picchia donde cadenza, non la possa accettare, tu sia venita e te liberare, e sogno pronto se mi faccio ammazzare, se terra da muri e di pizza rara, tu sei non pronti, pura alla morte, di liberarti, di sta mala razza, chi pizzo causando, come una mala sorte, pida campo, un parte loro, me le scusare, con tutto cuore, terra da muri e di gatto guardi, chi ancora aspetta, un governatore con i fatti. Buongiorno, ben alzati. Allora, abbiamo visto un po' di stampa, ora ne parliamo, mentre stanotte abbiamo lavorato a Salva Taormina, ora vi dico un po' di novità, perché c'è consiglio comunale per il 31 di luglio, che è l'ultimo giorno utile per varare la maxi manovra di bilancio per correggere un po' le cose che abbiamo ereditato, le strutture che abbiamo ereditato, quindi stiamo lavorando tantissimo. Prima di uscire ho dato un'occhiata, guardate, questo è un campo di calcio che si sta completando, qua siamo sempre Fiumilandia, eh? Progetto che ho allora concepito io e che ora il buon sindaco Giovanni De Luca sta portando avanti. Ciao Giovanni, l'altro giorno si è lamentato perché non l'ho citato. Scusami Giovanni, t'ho citato, forse non ho sottolineato che sei, secondo me, uno dei sindaci più bravi d'Italia, perché sei molto preparato e soprattutto ormai hai imparato bene quelle che è la logica del combinato disposto dell'articolo atto alla pesca, nel senso che sai leggere bene le norme, le sai interpretare e soprattutto sai ottenere i risultati. Tornando alla stampa, così, che stamattina mette in evidenza quelli che sono i movimenti riguardanti la formazione delle liste per le europee. Quindi si parla anche di noi e di dei contatti, dei corteggiamenti, delle interlocuzioni di cui io vi ho sempre parlato. C'è però una piccola differenza, guardate, così definiamola, una diversa visione
dei politici romani con quelli di trincea. Cosa intendiamo per i politici romani? Intanto c'è Clementina che ci vuole salutare. Ciao Clem. Ciao Gioia. Come sta la mia piccolina? Ciao. Bella. La mia piccolina come sta? Oh, guardate chi c'è. Pure Giulietta. Ciao Giulia. Che c'è? Ah. Cos'è questa differenza tra i politici romani e i politici di frontiera? È una differenza importante, io ora vi spiego perché condiziona. Ciao Nerina, piccolina, ciao ciao ciao. Sono due, che stessa fagiola. Mamma, ci sei? Papà? Ecco qua, salutiamo. Buongiorno. Avete fatto il caffè o no? Ciao Ninetto. Beggio. Ciao. Ciao. Allora. Ma se lo fai me lo prendo, lui lo vuole? Papà lo vuole il caffè? Io l'ho preso uno. Vabbè, lasciamo stare, lo facciamo più tardi. Avanti. La differenza è importante, guardate, è da poco. Cosa significa i politici romani? Vi faccio così degli esempi anche perché li sto vivendo. E riguardano anche in particolare queste alleanze per l'Europa. Devo andare a Taormina tra poco, mamma, non ce la faccio a rientrare per pranzo. Va bene? E l'elemento che fa la differenza qual è? E lo stiamo vedendo per queste elezioni europee. Ci sono intere classi politiche che vivono a Roma, da parassiti, cioè stanno lì pensando di fare federatori, pensando di avere da questo punto di vista la chiave sempre giusta per fare alleanze in relazione al superamento dello sbarramento. Poi queste alleanze non hanno nulla da dire o non hanno anche nulla da fare, una prospettiva realmente politica, poco importa, importante è continuare a sopravvivere, a galleggiare come la merda. Tutto qui per alcuni è così importante, no? D'altronde parliamo anche di personaggi che sul territorio non esistono e magari non hanno intenzione di esistere, perché stare sul territorio pesa, è pesante, devi lavorare, devi stare sempre sul pezzo. E noi siamo l'esempio di cosa significa stare in trincea, come dico sempre io. Noi siamo statisti di trincea, i sindaci, perché dobbiamo dare sempre conto di quello che facciamo e soprattutto siamo sempre in una tensione, sempre al lavoro. Cosa sta succedendo per le europee? C'è tutto questo per ora, movimento, incontri, sedute spiritiche, dove si cerca di sommare quello che presuntivamente ognuno di noi rappresenta, no? E quindi De Luca vale l'1% e il Lombardo vale lo 0,5%, cioè come se noi avessimo i voti in tasca e con un'operazione così di sommatoria si arriva al superamento dello sbarramento. Guardate, sono riti satanici che vi risparmio. Andiamo a noi. Noi di Sud Chiama Nord siamo stati chiari fin dall'inizio, con tutti. Per noi è importante chiarire le modalità di un rapporto che abbiamo detto essere molto semplice. Noi siamo alla ricerca di un matrimonio di interessi e a tempo determinato, perché siamo coscienti della nostra forza. Noi lo sappiamo, questo momento in linea generale dove possiamo arrivare, no? Poi, per carità, se ognuno di voi si sveglia e comincia a diventare un soldato, un apostolo, è un'altra questione. Però il concetto è, noi siamo coscienti delle
nostre forze e dei nostri limiti. E quindi diciamo chiaramente, abbiamo ovviamente l'interesse a creare un movimento a trazione meridionalista. E cosa significa questo? Che fondamentalmente noi nasciamo nel meridione, vogliamo rappresentare il meridione perché serve a tutti avere una forza politica che controbilanci l'assenza o la prepotenza o la tracotanza di forze che tentano di vivere sporcando anche il meridione. Noi non siamo contro l'autonomia, noi non accettiamo questo disegno criminale di Calderoli. Noi siamo per le autonomie. E infatti la festa che noi stiamo organizzando il 28 e il 29 è la festa delle autonomie e dell'equità territoriale, perché l'autonomia di un territorio non può sicuramente crearsi a discapito degli altri territori. Se no ci prendiamo la lupara, ci armiamo, ci spariamo a vicenda e facciamo saltare il sistema Italia, non se ne parla più. Se questo è il disegno eversivo, parliamone una volta per tutte. Ma credo che da questo punto di vista ognuno di noi comunque ha l'interesse a rimanere in una cornice ben precisa. E allora qual è la proposta che noi abbiamo fatto a tutti? Noi siamo nati il 25 giugno, scorso, come Sud chiama Nord. Pensate un po', appena un anno fa. E vogliamo portare avanti la formazione di un movimento meridionalista. È legittimo che il meridione si organizzi politicamente una volta per tutte? Sì o no? Lo abbiamo sintetizzato nel progetto Cateno De Luca, imperatore del nuovo regno delle due Sicilie, che ha i suoi contenuti, lo spiegheremo il 28 sera che cosa significa. Non è solo, vedete, una trovata goliardica, ha il suo significato. Abbiamo detto che è il centralismo statale il nostro nemico, quel centralismo che consenta ancora a certi soggetti politici di continuare a fare i parassiti ritenendosi gli statisti, mentre noi della periferia non so come veniamo considerati. Ma di questo noi non che soffriamo di nanismo. Mica io ho avuto difficoltà a confrontarmi con vari leader o presunti tali, attenzione. Questo ci tenga a sottolinearlo. Abbiamo parlato molto serenamente con i Mastella, con i Renzi, con i Calenda. Guardate, sempre chiarezza abbiamo avuto nelle nostre cose. Abbiamo detto, noi vogliamo portare avanti il nostro brand, Sud chiama Nord. Prima condizione. Seconda condizione, noi oggi puntiamo come obiettivo a far rifiorire il Sud, non sulle spalle del Nord, con le nostre risorse. Se di autonomia dobbiamo parlare, noi partiamo dalle nostre risorse. E ho fatto solo un esempio. Ci basta già le nostre risorse energetiche, non vogliamo altro. Farci arrivare a sto punto sfruttare le accise, tutto ciò che ne deriva dalla estrazione del petrolio, del metano, dalla raffinazione. E non vogliamo altro. Alla Lombardia, al Veneto, dategli quello che volete. Che problema c'è? È ovvio che per fare questo significa che lo Stato deve fare una grande azione dimagrante. E quindi tutti questi, vedete, satiri danzanti cominciano a scomparire, a perdere di importanza. Perché è bello stare lì a guardare con supponenza la periferia. E ognuno di loro fa lo stratega. Ecco come stanno le cose. In quest'ottica ci siamo fatti il nostro ragionamento. Ora è il momento di tirare le conclusioni. Anche perché, guardate, i giornali ci continuano a tirare in ballo, giusto, e li ringrazio. È venuto Sgarbi, come sapete,
ha formulato la sua proposta, ma io mi caccio l'anello al naso. Allora, signore, ancora alcuni pensano che il tema è la poltrona. E questi signori non conoscono la nostra storia. Noi non abbiamo voluto assumere il ruolo della presidenza della regione, perché io non mi sono ho deciso di non mettermi nelle mani di chi ha una visione politico-mafiosa della gestione della Sicilia. E ho detto no. Diversamente, io già ero presidente della regione, prigioniero della visione e gestione politico-mafiosa. E io invece ho detto sempre no, e dirò sempre no. Non mi interessa fare il presidente della regione, prigioniero con la mia testa e il mio cuore, prigioniero e al servizio di queste logiche schifose, perché se la mafia ci fa schifo lo dimostriamo con i comportamenti, non con le sedute spiritiche, non battendoci il petto quando ci sono le ricorrenze, non partecipando semplicemente alle fiaccolate, si dimostra con il comportamento quotidiano se la mafia fa schifo, e l'abbiamo sempre dimostrato anche rinunciando. Quindi questi signori non conoscono la nostra storia e pensano che in questo momento quello che a noi interessa è l'aggregazione per cercare di essere eletti. A che cosa? Essere eletti a che cosa? Ma a noi che ci cambia la vita, secondo voi, l'elezione al Parlamento europeo? Ma voi pensate che la mia candidatura alle europee è finalizzata per la mia elezione al Parlamento europeo? Ma se io non sono già deputato regionale, non mi cambia la vita. Anzi, potrei stare un attimo tranquillo, recuperare le mie forze, rinvigorirmi, come si suol dire, e poi se ne parla. Abbiamo iniziato un progetto, abbiamo lanciato la sfida e abbiamo il dovere di portare avanti questo progetto. Abbiamo acceso una fiammella. Questa è la questione. La fiammella è quella di un Sud che si organizza in alleanza con le forze buone, con quelle che non si sono fatti contaminare dai salotti romani. Vedete, la Lega ha questo problema. Quando io sono stato a Ponti sul Mincio, al di là di quello che è stato il confronto grazioso, che ringrazio sempre Roberto Castelli per questa occasione, al di là di tutto, quello che a me interessava era portare un messaggio chiaro ai celoduristi della Lega, che in Sicilia, che nel Meridione c'è oggi una classe politica che non sta con la cappella in mano a pietire un posto al sole svendendosi tutto. Chiaro, c'è un meridione che invece è più leghista dei leghisti, che non ha paura dell'autonomia differenziata, quella buona, quella vera, non sta stronzata di Calderoli. Ed è una stronzata perché non tiene conto dei ruoli dei comuni, perché non c'è un principio di gradualità, perché non si può fare l'autonomia regione per regione, si deve fare le macroeconomie. Ecco da dove parte la nostra sfida. Facciamo noi il regno delle due Sicilie. Stavamo bene, eravamo ricchi, eravamo quelli che finanziavano gli altri. Dalle casse, dai forzieri del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli si è finanziato la riqualificazione, la bonifica del nord. Ma questo non significa nulla, perché se nel frattempo abbiamo perso, ci hanno fatto perdere, ci hanno colonizzato, le nostre classi politiche si sono consegnate come ascari, e purtroppo è la storia. E questo non significa che noi ce la dobbiamo prendere con i nostri amici del nord. Lì hanno fatto il loro mestiere, noi invece ci siamo consegnati. Se nel 1860 eravamo ricchi e loro erano poveri, ma scusate, perché? Di chi è ora colpa? Sì, Cavour, Garibaldi, basta, è la storia. Ora dobbiamo scrivere una nuova pagina di storia. E la nuova pagina di storia è quella di un meridione che si organizza e si sintonizza con le forze autonomiste del centro e del nord. Autonomia significa questo: rompere lo schema
centralista che soffoca tutti quanti e che ha anche, guardate, è contaminato la Lega. In questo momento non c'è soggetto più salottiero di Matteo Salvini. L'operazione Ponte è un regalo a certe lobby in questo momento per come è concepito. Altro che interesse del meridione. Ci sono operazioncine lì di miliardi che riguardano anche quelle che sono l'esistenza di alcuni sistemi imprenditoriali che se non fanno il ponte falliscono. Devono fare il ponte perché ormai ci sono alcuni atti, anche affidamenti diretti. Guardiamoci negli occhi. Miliardari, commesse importantissime. Quindi non si può spostare l'attenzione, vedete, su quello che noi chiediamo, sull'alta velocità da Salerno a Villa San Giovanni, perché se no salta il castello, saltano alcuni sistemi, falliscono alcune lobby importanti, di cui oggi il ministro Matteo Salvini è l'autentico difensore. Ecco perché merita le costruzioni Lego tipo bimbo minchia. Per questo motivo. E devo dire che ormai l'osso, lo zoccolo duro della Lega lo sta capendo. Io sono il leghista oggi, cari celiduristi della Lega. Non è Matteo Salvini. E noi l'abbiamo dimostrato sul campo e lo continuiamo a dimostrare. Il 28 e 29 dobbiamo tracciare una linea. E guardate che io sono anche disponibile a farci la corsa in solitaria. Se voi volete ce la facciamo, che problema c'è? Siamo nelle condizioni di fare le liste ovunque. Come possiamo fare noi federatori di piccole realtà che sull'equità e sull'autonomia e collabinamento? Autonomia ed equità si trovano d'accordo. Cosa significa? Significa che la mia autonomia non parte dal presupposto di ammazzare te, ma parte dal presupposto di valorizzare te contro un nemico comune. Il centralismo statale, che ci succhia sangue, che pensa di dover stabilire anche quando dobbiamo andare a pisciare. Parliamoci chiaramente. E allora oggi è questa la novità su cui lavorare. Io l'ho cantata chiara ai vari Calenda, ai vari Renzi, ma vi assicuro che io colgo spesso in questi leader un'idea che è totalmente sganciata dal territorio. È come se in questo momento ci fosse questa situazione che porta solo alla esistenza non di un progetto, ma di persone. In questo momento ognuno ha il problema di superare il 4%, perché se non supera il 4% diventa disoccupato. Avete capito? E allora non si può pensare di ragionare soltanto in quest'ottica. Qual è l'idea? Qual è l'ideale? Qual è la sfida che si deve lanciare? Ecco come stanno le cose. Il 28 e il 29 noi dobbiamo avere la capacità di definire la nostra proposta, il nostro progetto. Dopodiché, guardate, e guardatemi negli occhi, a me di fare l'europarlamentare non me ne fotto un cazzo. Non sono candidato per questo. Sono candidato perché sono cosciente, i dati lo dimostrano, che per portare avanti questo progetto devo scendere in prima persona, io insieme a tutti voi. Punto. Tutto qui. E andiamo avanti così. Qualche passaggio su Salva Taormina e poi vi lascio, perché devo organizzarmi per degli incontri su Taormina con il segretario, con gli assessori, perché dobbiamo limare le ultime cose che stanotte abbiamo messo in campo, abbiamo dato le carte ai tecnici, ai ragionieri, eccetera, eccetera. Devo dire che l'ultimo messaggio la ragioniera, la Torre, me l'ha mandata che erano le 3 di notte stamattina, per farvi capire di cosa parliamo. Il Salva Taormina
prenderà corpo il 31 di luglio in Consiglio Comunale. Il Salva Taormina prevede un'operazione complessiva di adeguamento e di riorganizzazione della macchina amministrativa, di reperimento delle risorse e soprattutto l'inserimento di quei meccanismi che elimina i grandi evasori a Taormina. Noi in questo momento abbiamo circa 15 milioni di euro l'anno di tributi che mancano e sono soldoni. E abbiamo una fascia di grandi evasori che rappresentano circa il 70%, il 70% di tutta la massa. Questo 70% come valore è rappresentato da un 15-20% di grandi evasori. Significa che circa il 70% della cittadinanza taorminese paga, ma il valore di quel 70% della cittadinanza in termini di massa critica economica non è altro che massimo il 30%. Quindi parliamo di grandi evasori, di soggetti che hanno sfruttato il comune di Taormina, la comunità di Taormina, e non hanno mai pagato. E allora voi vi direte, ma com'è possibile che ci sono alberghi che devono dare 300, 400, 500 mila euro solo di acqua? Semplice, perché nessuno è mai andato lì con la cesoia e gliela staccata. Il Salva Taormina prevede il recupero di tutte le risorse, compreso l'acqua, ma prevede anche staccare la fornitura di acqua. La legge lo consente, ci vuole il regolamento che va in Consiglio Comunale. E chi non paga le utenze non domestiche si stacca l'acqua attraverso una procedura. Le utenze domestiche che non pagano gli riduci l'acqua di 2/3, per la sera ti puoi lavare solo le mani. Questo prevede la legge che ora trasferiamo nei regolamenti. Introdurremo il principio della regolarità tributaria. Lo sapete che significa? Che come entra in vigore, chi è moroso col comune di Taormina decade da tutte le concessioni e licenze che ha col comune di Taormina. Cosa significa in soldoni? Che se tu hai una concessione di suolo pubblico e sei moroso col comune di Taormina, decadi. Vengo e ti do i tavolini. Questo significa. Perché non è possibile che il comune di Taormina sia stato portato al fallimento. Ovviamente questo dobbiamo dare la responsabilità a chi ha guidato il comune, certamente non ai singoli cittadini. Sì, Ciccio Cipolla, come abbiamo fatto a Messina. Questo che cosa significa? Che il 31 si approverà il regolamento che introduce la regolarità tributaria e daremo 30 giorni di tempo per regolarizzarsi. Dall'1 di settembre partiamo con le procedure di messa in mora e revoca, anzi è presa d'atto della decadenza, perché è ovvio che se entra in vigore tu non ti adegui, io ti scrivo e ti dico, caro amico, ti scrivo e ti dico, no che così non va più, non hai più la concessione per il suolo pubblico, dopodiché ti sospendo la licenza. Questo prevede gradatamente, perché chi è recidivo gli chiudo anche il locale. Allora questo sta succedendo, sappiatelo, lo stesso per la Tari, per tutti i tributi, l'introduzione della, anche per le multe che non avete pagato. Quindi ve l'ho detto e ve lo ribadisco, regolarizzate le vostre posizioni. Stanotte abbiamo lavorato tutta la notte, ora faremo una riunione per affinare le cose. Giorno 31 luglio si terrà il Consiglio Comunale. Nel Consiglio Comunale ci saranno questi regolamenti. Non solo, ma nel Consiglio Comunale ci sarà l'adeguamento di tutte le tariffe. Tutto sarà raddoppiato in questo momento. Perché? Perché mi ha scritto l'organismo di liquidazione. I tre liquidatori nominati dal Ministero degli Interni per quanto riguarda la
il fallimento di Taormina, sono quelle che gestiscono la situazione proprio di dissesto del comune di Taormina. Mi hanno scritto e mi hanno detto: caro amico, lo sai che c'è? Mi mancano 14 milioni di euro per chiudere, secondo i nostri calcoli, il dissesto. Sappi che in base a quando io chiudo gli accordi, entro 30 giorni me li devi mettere a disposizione. E io dove cazzo li prendo? 12 milioni di euro, così, in cash. Non solo, ma stiamo riportando nella gestione del comune di Taormina il servizio idrico che era stato dato follemente, ma la follia, alla SM. E, cari miei, questo crea un buco enorme. Quindi stiamo facendo una manovra per adeguare tutte le tariffe, anche quelle della SM. Stiamo tagliando tutta quella giungla di abbonamenti gratis. Io ho detto: ma perché l'impiegato comunale non deve pagare il parcheggio e la commessa, o il commesso lo deve pagare? Stiamo revocando tutto, tutto. Chi avrà l'agevolazione, o impiegato pubblico o privato, avrà la stessa agevolazione. Se non ci sono agevolazioni, non ce n'è per nessuno per ora. Perché noi dobbiamo uscire da questa situazione disastrosa che abbiamo ereditato. Questa è la ricetta. E non ce ne sono alternative. Perché se questa ricetta già si faceva prima, anzi non questa, ne bastava una meno invasiva, oggi non c'era bisogno di questa discussione, cari miei. Ecco, mi prendo la responsabilità delle mie scelte, perché noi dobbiamo pagare i buffi che abbiamo ereditato. E in base a quello che l'organismo ha avuto già dal comune di Taormina, mancano o 12 o 14 milioni di euro. Quindi è una manovra complessa di cui mi prendo la responsabilità, ma è l'unica che può portare non ad uscire dal dissesto, ad evitare il secondo dissesto. Perché vorrei ricordare a qualche asino volante che non è che quando fai il dissesto automaticamente ti sei fatto gli anticorpi a vita. No, c'è storia di vari comuni che hanno dissestato un anno e hanno dissestato l'anno successivo, perché non hanno risolto i problemi strutturali, quelli che hanno causato il dissesto. Ecco qual è il lavoro che ora dobbiamo fare. Dobbiamo eliminare le cause che hanno generato il dissesto. Quelle politiche le avete risolto voi con il voto del 28 e 29 di maggio. Ora dobbiamo risolvere quelle economico-finanziarie. Ed ecco perché si sta facendo questa manovra complessiva, il Salva Taormina, che andrà in consiglio comunale il 31 di luglio. E quindi intanto evitare di dissestare per la seconda volta. Ho sentito chiacchiere, stronzate, minchiate su quello che era l'effetto del dissesto. Per la serie: ormai abbiamo dissestato, gli caliamo il pacco a tutti quanti, d'ora in poi possiamo stare tranquilli. Ma tranquilli di che? Non ho il diritto, purtroppo. Guardate che le regole contabili prevedono che puoi dissestare la seconda, la terza. Cioè, puoi continuare a rimanere in ginocchio se hai avuto degli amministratori che ti hanno stuprato politicamente e contabilmente. Quindi questo è in linea generale. Il Salva Taormina, ci abbiamo lavorato e ora andiamo avanti. Fatemi fare il mio mestiere. Ricordo ancora il clima a Messina, quando abbiamo iniziato questo percorso di riorganizzazione. Il clima di scontro che era stato generato. Non è una situazione diversa quella che ho ereditato a Taormina, guardate. Qua purtroppo c'è la certificazione del fallimento. Vediamo se quello che penso è vero. Lo vedremo nei prossimi mesi. Io penso che non c'erano
le condizioni per dissestare, ma si è volutamente arrivato al dissesto. Perché non c'è stata una classe politica che si è voluta assumere la responsabilità di fare un piano di riequilibrio adeguato alle esigenze del comune di Taormina. Io quando mi sono insediato ho fatto le modifiche al piano di riequilibrio e il cerino in mano della responsabilità è passato a me. Perché è facile fare Ponzio Pilato. Tanto il piano di riequilibrio è quello che hanno fatto altri. Se fallisce, falliranno chi l'ha fatto. Ma la legge ti consente, quando ti insedi, di poter modificare il piano di riequilibrio secondo la tua visione di sindaco, se hai una visione, ovviamente. E io con il Salva Messina così ho fatto a Messina e così oggi, anche se mi trovo in un quadro giuridico contabile diverso, sto facendo a Taormina. Mi prendo la responsabilità, perché voi, i taorminesi, mi hanno dato una fiducia straordinaria, perché vogliono una marcia in più, non vogliono tirare a campare. Guardate, se volete tirare a campare non avete bisogno di Cateno De Luca, bastava chi c'era prima di me. Quindi andiamo avanti, portiamo con senso di responsabilità avanti questa azione e la marcia in più sono convinto che arriverà nel giro di pochi mesi. Un caro saluto.